Bene, bentornati gobari.it, appuntamento natalizio con Capitani Coraggiosi. Bentornati, bentornati ai nostri microfoni a Irma Melini, presidentessa dell'Associazione Capitani Coraggiosi. Intanto bentornata. Grazie, grazie a voi di seguirci sempre, di essere così affezionati e sostenitori poi delle Capitane Coraggiose. Appuntamento tutto in musica stasera con le note al piano, binomio particolare quello con la musica. Un po' come noi, un po' come Bari, classica jazz, liscia e movimentata, ad aprire le riflessioni di padre Fabrizio del convento dei Domenicani della Basilica di San Nicola e quindi poi la musica. Riteniamo che con Francesco Paolo Sisto, che sapete che è l'ideatore e promotore di Capitane Coraggiose, crediamo che la rinascita di Bari debba partire dalla riconquista della cultura. La cultura è al centro di tutto, quindi nella Sala Murat, che è un contenitore del comune di Bari, dove ci sono la mossa, dove c'è la mossa dei presepi, noi crediamo che ci potesse stare meglio un pianoforte con due artisti d'eccezione. Per cui il primo binomio con l'arte però verranno probabilmente riproposti. Sì, noi comunque seguiamo il calendario dei nostri convegni, dei confronti a tre, dei confronti bipartisan su tematiche, il prossimo sarà sui giovani con la Meloni, la Prea. Ma abbiamo ritenuto con Francesco che fosse importante per il Natale, che è un momento particolare perché è un momento in cui si torna ad essere un po' più vicini alle proprie origini, proprio vicini, si parla un po' più con i sentimenti, di ascoltare dei bellissimi brani di musica e così di riavvicinarci anche a quello che è l'essenza del Natale, che è l'amore, che è l'arrivo di Gesù e che è appunto la nascita di una città. Beh, appuntamento natalizio, ma è anche l'occasione possibilmente di fare un bilancio degli appuntamenti già avvenuti. Sì, siamo al quarto appuntamento, siamo felicissimi. Io in realtà oggi sono un po' divisa a metà, perché non avere con me Francesco non è stata una cosa facile, perché noi non siamo dei solisti, siamo delle persone che amano fare politica, che amano la propria città, che amano condividere queste passioni. Quindi vi devo dire che il bilancio è sicuramente positivo, è un bilancio in cui abbiamo avuto delle risposte dalla città, quindi vuol dire che la città ha bisogno di momenti di partecipazione, di coinvolgimento, momenti di cultura, momenti di confronto. Continueremo a farlo, continueremo a investire su di noi e su chi ci vuole seguire, rendendo tutti protagonisti. Ecco. Per questo credo che gennaio sarà un altro momento di ripresa. La risposta della gente comune? La gente comune è questa, è mettere un pianoforte nella Sala Murat quando ci sono i presepi in esposizione, vedere che la gente comune ha il piacere di fermarsi, di prendere 5 minuti del proprio tempo e di ascoltare della bella musica. Questo vuol dire che lì dove noi non riusciamo ad arrivare, arriviamo comunque quando la cultura si fa in mezzo alla gente, non si fa al chiuso, nei palazzi. Diciamo che la risposta è questa, la gente vuole essere coinvolta, le istituzioni hanno il dovere di coinvolgerle, di coinvolgere, di creare dei momenti di attenzione in cui tutti possono essere protagonisti. Bene, da allora noi ringraziamo la dottoressa Melini per essere stata con noi, questi sono gli auguri di Capitane Coraggiosi, sono anche i nostri, grazie. Grazie a voi.